Eccoci qua, buongiorno, Maurizio Poli, educatore finanziario. In questo particolare periodo che stiamo vivendo tutti quanti dal punto di vista di questa situazione nuova per tutti, anche noi consulenti educatori finanziari siamo in lockdown, come dicono quelli bravi, siamo chiusi in casa e però la trasmissione prova ad andare avanti con le informazioni che ci sono utili dal punto di vista dell'educazione finanziaria in questo periodo. Ho il piacere di poter intervistare, la conoscete già, la collega Giusy Biondelli, educatore e consulente finanziario, che da un'altra località nel Cremonese, la intervistiamo su quello che sta succedendo adesso dal punto di vista di, per quanto riguarda i risparmi, per quanto riguarda le aziende. Diamo il benvenuto a Giusy, buongiorno Giusy. Buongiorno, buongiorno a tutti. Eccoci qua, Giusy. Ecco, volevo fare con te una breve panoramica per quanto riguarda la situazione che stiamo vivendo, un po' particolare, no? Beh, direi che è una situazione priva di storicità, nel senso che è nuova ed è la prima volta per tutti. Stiamo, per utilizzare le parole di qualcuno di più noto, stiamo esplorando territori nuovi. E quindi questo rende, diciamo, ancora più incerto il contesto in cui viviamo, incerto il futuro, perché la visibilità è offuscata del futuro prossimo. È offuscato dell'ex governatore della BCE, Mario Draghi. Affrontiamo territori inesplorati, ma noi siamo vicini ai nostri clienti, alle famiglie, alle imprese, cercando di tenerle aggiornate, giusto, Giusy? Beh, direi che oggi più che mai c'è bisogno della presenza dell'educatore finanziario, del consulente finanziario, proprio per riuscire a trasmettere quelle che sono le conferme, per confermare, per tranquillizzare i clienti per le scelte che hanno fatto in termini di pianificazione finanziaria e comunque soprattutto per gestire l'emotività, che è un'emotività doppia. La prima per l'emergenza sanitaria, quindi tutti abbiamo paura per la nostra salute, per la salute della nostra famiglia e dei nostri cari. E quindi lì è una cosa, è già una tensione. In più la seconda parte è la tensione dal punto di vista economico-finanziario, perché tutti noi abbiamo un lavoro, tutti noi avremo dei risparmi, tanto pochi, magari c'è chi magari è più preoccupato anche per i propri piccoli risparmi previdenziali. Ma in ogni caso ognuno di noi pensa al suo futuro, al proprio futuro professionale ed economico. Giusto, E doppia, giusto, giusto. doppio Dobbiamo risvolto. Un quantomeno risvolto sanitario, proteggere. quindi la preoccupazione per la sopravvivenza e la preoccupazione per la situazione economica. Direi che per esempio per paragonare rispetto alle crisi precedenti, la crisi del 2008, quindi la grande crisi piuttosto che la crisi del 2011 di accesso al credito, questa è una nuova variabile. Il contesto della crisi relativa al rischio persona fisica, quindi il rischio che ci lega alla sopravvivenza di tutti i giorni e il contesto appunto del rischio economico-finanziario. Bene, Giusy, abbiamo già introdotto la parola rischio che dobbiamo gestire per quanto riguarda i nostri risparmi, il nostro patrimonio, ma anche il rischio che si parla molto della ripresa, speriamo, delle imprese perché e delle attività degli imprenditori. Io ti farei due blocchi prima di intervista, quindi partirei dal risparmio, dalla protezione del risparmio, perché la gente è un po' confusa, un po' così indecisa su cosa fare, come proteggere i propri risparmi. Ma come proteggere dai propri risparmi? La parola protezione in questo ambito ha anche qui una doppia valenza. La protezione a monte, quindi nel momento in cui pianifichiamo i nostri risparmi, che allora dobbiamo prendere in considerazione gli obiettivi di investimento e tutte quelle che sono i progetti personali, le aspettative personali nei confronti di questo che dovrebbe essere il nostro gruzzoletto per il futuro. E invece la protezione del momento contestuale, cioè cosa possiamo fare per i nostri risparmi in questo momento per chi ha liquidità o per chi invece ha portafogli investiti. Beh,
Questa è una domanda che va, la cui risposta, diciamo, riguarda soprattutto il processo di pianificazione finanziaria, cioè quello che abbiamo fatto prima, quando abbiamo deciso come investire i nostri risparmi, quali sono gli obiettivi che ci siamo dati, e quindi ripensare quali che sono la fine, cioè tutto quello che dovremo realizzare con i nostri risparmi. Nel tempo in cui ci siamo prefissati, non dobbiamo distogliere l'attenzione del brevissimo termine dove c'è molta emotività in campo, proprio come l'ho spiegata prima, ma tenere presente i nostri obiettivi, che quelli nel lungo periodo, nel medio periodo, se ci siamo prefissati che tra 5 anni dovremo, non so, sostenere lo studio dei nostri figli, che tra 5 anni avremmo intenzione di versare un acconto per il sogno di una casa. Comunque, il brevissimo tempo, quello che sta succedendo adesso, quello che è successo in 2 mesi, sposta di poco la nostra pianificazione. Dobbiamo mantenere dritto lo sguardo verso i nostri obiettivi. Per chi invece ha nuova liquidità da investire, chiaramente c'è sempre la doppia medaglia. Da una parte ci sono opportunità che offre il mercato, ma tenendo sempre conto se noi siamo investitori, quanto rischio ci vogliamo prendere. Oppure dall'altra parte comunque investirli in una dimensione più prudente, quindi dicendo voglio conservare il mio capitale perché comunque dovrebbe servirmi tra X tempo e quindi prendere una decisione di conservazione. Ecco, dipende sempre dai nostri obiettivi, però nel momento in cui noi ragioniamo in quest'ottica, nell'ottica tenere per esempio quello che vogliamo raggiungere, riusciamo a distaccarci da quella che è l'incertezza e la volatilità, il termine proprio volatilità è tipico dei mercati finanziari di questo momento, cioè tutto questo andamento oscillatorio che si verifica ogni giorno, riusciamo a distaccarci da questa incertezza che ci accompagna ogni giorno e che ci accompagna anche quando sentiamo le notizie. Quindi bisogna avere un Ecco. piano e degli obiettivi precisi e mantenere il comportamento, certo, magari comunque rivedere, presidiare quello che è, monitorare quello che è la nostra decisione in maniera tale che non ci siano grossi scostamenti. Quando intendo per grossi scostamenti, ma proprio in termini di raggiungimento dell'obiettivo, non solo se il mercato fa più 30 o meno 30, in questo senso. E sempre con l'assistenza di un Ecco, Giusy, consulente di ti fiducia, perché è interrompo. lui che ci aiuta a fare le opportune valutazioni anche del contesto, del momento in cui facciamo il Ti interrompo monitoraggio. proprio, Giusy, su questo argomento qua. Cioè, abbiamo vissuto dal 29 di febbraio questa altalena sui mercati finanziari con forti ribassi e forti recuperi. Quindi abbiamo assistito a queste situazioni abbastanza particolari, già vissute anche in passato. Ma ti faccio una domanda particolare. Se io investissi a rate, cioè investissi con questo termine che sentiamo ogni tanto sui giornali, a PAC, piani di accumulo capitale, potrebbe essere una soluzione finanziaria adatta per questo periodo? Certamente, perché la modalità del PAC è un metodo, prima di essere una scelta finanziaria, è un metodo che ci diamo, ci autodotiamo noi come investitori nel stabilire una periodicità, cioè definiamo che il nostro investimento invece di essere con un versamento unico di X, ipotizziamo una cifra simbolica di 10.000 euro, invece di versare di sottoscrivere un investimento di 10.000 euro in una volta sola, stabiliamo di fare un investimento che preveda il versamento di 100 euro mensili. Questo permette di usufruire, di avere il beneficio di entrare gradualmente sul mercato, quindi anche stabilire se io voglio continuare quel tipo di investimento, seppure il mercato si è messo in un modo che invece non mi piace più e quindi magari il mio investimento non lo continuo fino al totale di 10.000 euro, ma magari se sono arrivata a 2.000 posso interromperlo. E l'altro aspetto è che invece beneficio dell'entrata graduale e quindi anche riuscendo anche a
ad avere una mediazione nel prezzo. E questo è importante perché va a influire necessariamente sul rendimento del mio investimento, perché ogni volta, ogni mese, quando verso i miei 100 euro, avrò un prezzo di mercato diverso. E questo fa sì che possa ottimizzare il mio rendimento di portafoglio. E in più mi permette di, nel qualora sia la mia scelta, di fare anche scelte un pochino più rischiose, perché mediando il prezzo ogni volta posso anche pensare di dosare anche un rischio un pochino più spostato verso un comparto, ad esempio, azionario. Dipende dall'analisi che facciamo col nostro consulente. Quindi il pack è una soluzione interessante partendo da 100 euro, andando in avanti anche a cifre importanti, che può gestire bene queste situazioni abbastanza particolari di andamento di borsa, dei mercati Io in uno finanziari. dei miei articoli ho detto che il PAC va bene per tutti, perché nella parola PAC, che è l'acronimo che significa piano di accumulo capitale, non c'è scritto quanto deve essere l'importo. Per chi ha risparmi più limitati può essere 100 euro al mese. Per chi ha risparmi un pochino più di spessore, nessuno vieta su un investimento più corposo di decidere comunque che questa sia la modalità più efficiente per andare ad ottimizzare il rendimento di portafoglio. E quindi cosa succede? Che se io per traslare ad un importo un pochino maggiore, se anziché avere i miei 10.000 euro ho 150.000 euro, posso pensare di dire verso 50.000 euro inizialmente e fare dei versamenti di 10.000 euro al mese per entrare in maniera graduale sull'investimento e andare a sottoscrivere porzioni mensili tutti i mesi del mio investimento. È proprio dato a tutti gli importi e a tutti i portafogli. Bene, Giusy, ti fermo ancora una volta. Grazie per questa cosa. Giusy ha detto che lei scrive degli articoli, li scrive sul settimanale Mondopadano, che è in edicola ed è online su www.mondopadano.it, ma anche sulla rivista specializzata bimensile che si chiama Investors, dove scrivono altri educatori, consulenti finanziari con la sua rubrica. La potete leggere online sul sito anche di Your Solution o sulla pagina Facebook che trovate sempre di salute finanziaria o che trovate su Facebook, dove vi invito ad andare a mettere mi piace per essere aggiornati su tutte le novità che diamo dal punto di vista finanziario. Si chiama Salute Finanziaria, dove poi troverete anche questa puntata particolare che stiamo registrando in questo momento con le tecnologie di Well TV, che ringrazio la regia per questa particolarissima registrazione e opportunità che viene data in questo particolare momento in cui non possiamo essere direttamente in studio televisivo. Giusy, saltando poi invece all'articolo che apparirà domani sul settimanale Mondopadano, affronti anche l'aspetto delle imprese, della finanza per le imprese che in questo momento sono chiuse e hanno bisogno magari di valutare caso per caso, fotografia per fotografia aziendale, le risorse che sono state messe a disposizione dal punto di vista dello Stato, del governo. Ci vuoi fare una breve panoramica della cassetta degli strumenti e dell'articolo che poi uscirà? Un'anticipazione. L'anticipazione che posso dare è che chiaramente l'articolo parlerà dei due decreti, che sono i due decreti cardine delle varie misure messe in campo dal governo italiano a sostegno delle imprese. Uno è il decreto Cura Italia, emesso al 17 di marzo, e l'altro è il decreto liquidità, emesso il 9 di aprile. Il primissimo, il decreto Cura Italia, prevedeva la primissima misura, soprattutto quelle più immediate per sostenere l'emergenza proprio, ma l'emergenza nell'immediatissimo proprio, e quindi ha previsto le moratorie sui finanziamenti azienda, il fatto che i fidi in scadenza venissero comunque confermati e prorogati fino al 30 di settembre, insomma una sorta di cristallizzazione dell'accesso al credito delle aziende che avevano già
inaccordato da parte degli istituti di credito di riferimento. Questo è in buona sostanza il decreto Cura Italia, oltre ovviamente alle prime linee di cassa integrazione, piuttosto che poi le successive attuazioni relative agli assegni da 600 euro per i titolari di partita IVA, quindi tutte le primissime misure relative all'emergenza scoppiata tra fine febbraio e primissimi di marzo. Il decreto liquidità del 9 di aprile, detto proprio decreto destinato alle misure per sostenere le aziende, prevede invece le prime misure di vera e propria finanza, ovviamente non a fondo perduto, ma di accesso al credito per le aziende. In vari contesti. Allora, quello più immediato è il finanziamento chirografario di 25.000 euro garantito al 100% da Mediocredito Centrale, che è, diciamo, la linea più facile ed immediata per le PMI, e oserei dire per le micro, piccole imprese e per i titolari di partita IVA, quindi liberi professionisti piuttosto che proprio ditte individuali. Questa è la misura più, diciamo, flessibile e immediata perché ha un iter facilitato, non c'è la valutazione del merito creditizio da parte della banca, ma c'è un vero e proprio iter di istruttoria del credito, quindi devono raccogliere comunque i documenti, c'è un modulo che è scaricabile dal sito del MISE per la richiesta della garanzia e viene fatta l'istruttoria, seppur leggera, ma viene fatta un'istruttoria anche senza la valutazione del merito, ripeto, ma comunque un'istruttoria vera e propria. Questo permette alle aziende di avere questi o comunque ai titolari di partita IVA di avere questi famosi 25.000 euro con durata 6 anni, di cui i primi 2 anni di preammortamento, con garanzia Mediocredito Centrale al 100%. Quindi anche in termini di garanzia del credito erogato è una garanzia molto è la garanzia per eccellenza, la garanzia solida, con dei tassi e delle condizioni particolarmente agevolate. Anche qui le condizioni però non sono fissate dal decreto, sono state lasciate un po' alla gestione del ceto bancario. C'è chi fa pagare l'1,20, c'è l'intermediario che fa pagare l'1,85, insomma diciamo che siamo sotto il 2%. La garanzia del Mediocredito Centrale è gratuita e anche l'istruttoria è gratuita. Poi sono previste Bene. anche altre misure un pochino più strutturate per le richieste di importi più consistenti, fino agli Ti fermo qua, 800.000 Giuse, ti euro e fermo. soprattutto anche per le aziende che hanno dimensioni diverse, quindi proprio qua per le Certo. piccole, medie imprese e anche imprese di dimensioni più strutturate che possono superare certi limiti di fatturato, quindi anche le Va grandi bene, Giuse. imprese. Va bene, Giuse. L'elemento in Domani trovo. comune di queste Giusy, misure Giusy, Giusy, è che sì. stiamo facendo queste. Giusy, mi senti? Bene, dicevo, va bene questo tuo intervento. Il tempo sta scorrendo molto velocemente. Dobbiamo salutare gli ascoltatori di Well TV perché il tempo nostro sta per scadere. Domani troveranno l'articolo completo tuo e gli altri articoli sono online sul sito di Mondopadano. E sul sito e sulla pagina di Salute Finanziaria, giusto? Quindi domani in edicola è online, trovate anche il dettaglio di questa cassetta degli strumenti finanziari per le imprese, giusto, Giusy? Esatto. Esatto. Quindi lasciamo un saluto agli ascoltatori di Well TV e ci ritroveremo con il programma Salute Finanziaria con questa nuova modalità finché non potremo tornare fisicamente poi direttamente negli studi di Well TV. Ringrazio la regia perfetta per quanto riguarda e ringraziamo molto Giusy Biondelli, educatore e consulente finanziario, che ci ha fatto questo intervento, che ci ha fatto a volo d'angelo sulla situazione finanziaria, sia per quanto riguarda le imprese che per quanto riguarda i risparmi. Rilascio il mio sito per chi volesse poi andare a vedere e contattarci, è www.mauriziopoli.it, ricordando sempre che il risparmio di oggi è il pane di domani. Alla prossima!
Grazie.